ci mettiamo una veste che non abbiamo mai usato qui all'interno di Mana Music Lab, però ve l'avevo promesso a inizio settimana, ovvero parliamo di libri. Parliamo di libri e parliamo di un libro molto molto particolare. Si chiama Global Guggenheim ed è la proposta educativi nei musei in franchising. Allora, dato che io non capisco Guggenheim e non capisco soprattutto la parola franchising, mi sono fatto aiutare dall'autrice Serena Maffucci, che è qui accanto a me in questa serata. Buonasera. Buonasera a tutti. Tutto bene? Tutto bene. È emozionatissima, quindi noi stiamo facendo una piccola chiacchierata. È uscito questo libro, si chiama appunto Global Guggenheim ed è di Nativi Contemporanea. Da dove nasce questo libro? Perché hai sentito l'esigenza di fare questo libro? Allora, questo è un libro su musei. Io lavoro in un museo e ho deciso di studiare una delle catene di musei più famose e conosciute nel mondo, che è appunto la Fondazione Guggenheim. Dove lavori? Che museo lavori? Io lavoro al Maxi. Qui dietro? Sono i nostri vicini quelli che hanno studiato. Sono i nostri vicini che hanno studiato. Tra l'altro ci si incontra spesso a prendere il caffè qui vicino al bar. Quindi solo noi siamo, al bar, però. Stiamo facendo questa velo di realtà di ipocrisia. In realtà ci conosciamo abbastanza bene. Quindi tu, lavorando all'interno di questo museo, hai creato questo libro che è molto molto bello e interessante, perché cosa vuol dire la proposta educativa in franchising? Come si unisce il franchising ai musei? Ecco, questa io sono partita dal concetto di museo in franchising, cioè riguardo al fatto che adesso i musei capita in molti casi che aprano delle filiali in varie parti del mondo, e questo libro studia la proposta educativa, ossia tutta quella serie di attività collaterali a una mostra o alle iniziative che riguardano varie tipologie di pubblico, quindi dai bambini agli adulti, ai disabili, famiglie, quindi pubblici di vario tipo. Quindi andando un pochettino più nello specifico, un artista può vendere la sua opera, le sue esposizioni al franchising e non solo al museo. Esatto, così come una mostra che può essere concepita con una serie di attività collaterali. La domanda è stata proprio questa, cioè che succede quando una mostra con delle attività si sposta da New York a Bilbao? Ok, voi al Maxi avete provato questa cosa? Il Maxi ha una sede unica, quindi non ha sedi in franchising. Però è capitato ad esempio La figuraccia la devo fare, no. Va bene così, a posto. È capitato che spostassero delle mostre itineranti, quindi che da vari musei poi arrivano al Maxi, e che anche lì le attività didattiche sono state concepite però dalla nostra sede, e quindi dal museo stesso per i romani. Perfetto, voglio farti una domanda. Tu che lavori in un museo? Allora, io sono onesto, non entro in un museo credo da quando ti ci ho portato io. Appunto, da un pochettino di tempo. E quindi il mio approccio è come quello di un bambino, parlando appunto della proposta educativa. Nel senso, per me è tutto bello, tutto luccicante, tutto interessante. Però per te, che comunque lavori in un museo, tu poi sei andata in giro per l'Europa e per il mondo per fare questo libro, per apportare le tue conoscenze e per poi fare questo libro veramente veramente bello. Lo tengo in mano adesso, appunto, Global Guggenheim di Serena Maffucci, la proposta educativa nei musei in franchising. Il tuo spirito critico ti ha poi penalizzato quando sei andato a fare il tuo libro, oppure no? Comunque ti è rimasta lo stupore davanti alle opere, o comunque insomma l'approccio che ha un addetto ai lavori davanti a un'opera, com'è? Ma lo stupore c'è sempre, soprattutto perché per chi ha studiato tanti anni, poi trovarsi di fronte a un'opera che hai visto sempre nei libri è comunque un'emozione grandissima, soprattutto per le opere più famose e più importanti. E poi è stata proprio la mia esperienza al Maxi all'interno di un museo che mi ha incuriosito a approfondire questa ricerca, e poi mi ha permesso di girare il mondo e vari musei per dare una forma a questa... Quali musei hai girato? Sono stata ovviamente in tutte le sedi Guggenheim aperte fino adesso, che sono quella di New York, di Bilbao, di Berlino e di Venezia. Mi manca Abu Dhabi perché non è ancora aperta. Anche perché ci vuole un pochettino per arrivare, quindi tra pochissimo. E tu sai qual è il mio problema. Lo sappiamo benissimo tutti quanti, ovvero la paura di volare che ci accomuna. Siamo in compagnia di Serena Maffucci, l'autrice di Global Guggenheim, e buonasera di nuovo. Sì. Niente, tu non ce la fai a scioglierti questa sera. Va bene gli occhiali. Va anche bene così. Allora, a questo libro hanno partecipato anche altre persone. Per esempio le traduzioni sono di Beatrice Lollobrigida. Che salutiamo. E la foto della copertina di un fotografo emergente molto molto bravo, che farà sicuramente carriera, che si chiama Marco Mascherini. Insomma, quindi conosciamo tutti quanti le sue opere emergenti. E andiamo avanti con appunto la descrizione di quello che è stato fare questo libro. Tu appunto hai viaggiato, sei andata in tutte le sedi del Guggenheim, e cosa hai riportato dentro di te, soprattutto a parte la voglia di fare questo libro, che poi sfogliandolo un pochettino si sente la tua vena
dovevi farlo, insomma, non so come spiegarlo bene, sono un pochettino così, a corto di parole, però si sente che ti andava di farlo e che volevi farlo. Per me è una grande passione, io ho riportato sicuramente l'esperienza di un anno di viaggi bellissimi e una grande scoperta, cioè ho finalmente capito dopo un anno come viene gestita la didattica in questi musei, quindi la proposta educativa, e ho scoperto una cosa che mi ha un po' stupito in realtà, perché ho visto che ogni attività è concepita dal museo stesso, quindi è pensata per il pubblico di riferimento, e proprio perché, come dicevamo prima, un'attività che va bene a New York non va bene a Venezia, così come non va bene in Germania e viceversa. Si settorializza anche nei musei, quindi esatto. Si va a colpire quella parte di pubblico specifica. Tra l'altro questo libro è introdotto da Lida Branchesi, che è docente di didattica del museo del territorio all'Università di Roma La Sapienza. So che ti andava anche di ringraziarla, insomma. Sì, 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 la ringrazio ogni volta che posso, perché è stata per me una guida importantissima, mi ha dato una grandissima possibilità di studiare, di viaggiare, e mi sta ancora seguendo in questo percorso con molto entusiasmo. Ha partecipato anche Pippo Ciorra e Pepi Marchetti a questo libro. Come hanno contribuito alla stesura? Beh, sono due addetti ai lavori. Uno è un curatore senior del Maxi e l'altra è la direttrice di un'importante galleria romana, che è appunto la Gagosian, che ha anche delle filiali in franchising. Quindi questo è il motivo per cui ho deciso di contattarla. E mi hanno rilasciato delle interviste che hanno un po' chiuso il cerchio su alcune questioni, insomma. Tutto libro scrivi: il ruolo dell'educatore è quello di lavorare in sintonia con la missione dell'istruzione, intendendo tenendo presente che la priorità è quella di considerare l'audience specifica per sviluppare programmi adatti. Che vuol dire? No, vuol dire, questa in realtà non è una citazione mia, ma della responsabile del museo di New York, sì. Vuol dire proprio questo, che si lavora sulle specificità del pubblico di riferimento, nel senso non si può parlare di attività in generale, ma si deve ogni volta calibrare a seconda della persona che è davanti, che è la cosa più importante nel caso dell'educazione. Che è quello che appunto racchiuso in Global Guggenheim. La presentazione avverrà il 29 novembre al Magro, però. Esatto, se andiamo dalla concorrenza, così non ci annoiamo. Vai alla concorrenza. Ma che vuol dire questa cosa? Vabbè, no, non entriamo nel merito. La Nativi, appunto, contemporanea, è la casa di produzione, mi dice, una casa nuova sotto questo punto di vista. Sì, è una casa editrice romana, una piccola casa editrice che si sta specializzando appunto in pubblicazioni sul contemporaneo. E questa è la quarta uscita, è la terza in realtà uscita della casa editrice, ce n'è una quarta già pronta. E un grandissimo progetto, insomma. Ringrazio l'editore, il direttore della collana e insomma tutte le persone che mi hanno aiutato. Perfetto, questa domanda si fa in genere a tutti: progetti per il futuro, un nuovo libro che arriverà? Non lo so, in realtà questo è stato un po' un piccolo miracolo. E progetti per il futuro, speriamo di fare qualche altro viaggio con un'altra bella scusa, insomma. Vi ricordiamo ancora, Serena Maffucci ha scritto Global Guggenheim, l'abbiamo presentata qui all'interno di Mana Mana All News All Music, all'interno di Mana Music Lab. Speriamo che sia il primo di una lunga serie, sicuramente. Dai, diciamo così. Allora, grazie per essere stata con noi qui questa sera. Grazie a voi, grazie a te. Non sei riuscita a scioglierti nemmeno verso la fine, però va bene così. Adesso mi porti a cena, Adesso la portiamo a cena. Noi intanto andiamo in musica.